Cambiare i tempi di vita. Testo inedito consegnato a Livia Turco in occasione dell'avvio della campagna per la raccolta delle firme per il progetto di legge di iniziativa popolare per cambiare i tempi di vita. Pantheon, Roma, 9 aprile 1990. Care compagne, care amiche, cari cittadini, può sembrare strano, voglio dirlo con franchezza, che proprio io, che come Presidente della Camera dovrò ricevere questa proposta di legge quando saranno state raccolte le firme, sottoscriva per prima questo progetto che mira a rendere più umani i tempi del lavoro, gli orari delle città, il ritmo della vita. Può sembrare strano, ed in effetti è la prima volta che accade, ma non a caso. Sono infatti profondamente convinta che ci troviamo di fronte ad una proposta di grande importanza e cercherò di dirvi semplicemente quali sono i motivi che mi hanno spinto a prendere parte a questa manifestazione, con cui questa legge comincia il suo cammino attraverso l'Italia per essere conosciuta, apprezzata, sottoscritta dal maggior numero possibile di cittadini. Voglio dire intanto che l'importanza di questa proposta sta nei suoi contenuti, così semplici e giusti, eppure così rivoluzionari in una società caratterizzata dalla fretta, dai ritmi inumani, dall'impossibilità di vivere una vita serena. Ecco, questa legge è fatta da noi donne, per noi donne anzitutto. Forse mai, come in questo caso, una proposta risponde alle ansie, alle esigenze, alle sofferenze di ogni giorno. Perché è una proposta che fa entrare nella politica l'esperienza quotidiana della vita, le piccole cose dell'esistenza quotidiana, costringendo tutti, uomini politici, ministri, economisti e amministratori locali, a fare finalmente i conti con la vita concreta delle donne. Mi chiedo infatti, e vi chiedo, non siamo noi a cercare sempre di far quadrare i tempi impossibili di vita? Non siamo noi a fare i salti mortali per far entrare in 24 ore il lavoro e la spesa al mercato, la riunione e i compiti dei figli? Non siamo forse noi che ci sdoppiamo per rendere compatibili orari e sportelli, l'apertura e la chiusura dei negozi, gli orari di lavoro e della scuola? Tutti i modelli, insomma, di un'organizzazione della vita che tiene conto di tutto, tranne che della vita della gente? Quanta fatica c'è e quanto spreco in questo modo di vivere? Quanta ansia e quanto senso di colpa? Non capita infatti anche a voi di sentirvi spesso un poco al di sotto delle mille necessità a cui sentiamo di dover rispondere? Da queste domande viene un altro motivo della mia decisione di firmare con voi. Questo motivo sta nel modo con cui la proposta viene lanciata. La raccolta delle firme, anzitutto delle donne, certo, ma anche degli uomini, è un mezzo prezioso di coinvolgere la gente in questo progetto, di mettere in circolazione nuove idee, di dare concrete risposte a problemi antichi e nuovi, di cui, come vediamo, sono soprattutto le donne a pagare le conseguenze. Intendo dire che nella scelta di presentare questa proposta in Parlamento attraverso le firme di decine, centinaia di migliaia di cittadini, c'è la voglia di far partire dal basso questa iniziativa, perché abbia in sé l'espressione di esperienze, di ideali, di storie vissute. In questo senso c'è anche un giusto sentimento di orgoglio e la giusta considerazione della nostra forza, di portare così la nostra forza, che oggi usiamo per far esistere e difendere la nostra identità femminile, sul terreno del cambiamento della vita di tutti e dell'organizzazione della società. A questo serve la legge, per questo deve essere l'iniziativa popolare, sapendo che ogni firma è un passo in avanti sulla strada dell'acquisizione di una nuova consapevolezza. Perché, diciamolo francamente, in fondo si pensa che questa organizzazione disumana del tempo sia l'unica organizzazione possibile e che non si possa cambiare. Siamo in qualche modo rassegnati allo stress, alla fretta, alla pesantezza del doppio lavoro, quello fuori casa e quello dentro casa, alla contraddizione permanente del nostro essere. E invece questa legge fa proposte possibili. Bisogna far riflettere la gente che è possibile cambiare. Che cosa c'è di più semplice che pensare che gli orari di una città possano essere coordinati da un'unica autorità, il comune, e quindi fare in modo che i genitori non vadano a lavorare alle 8 del mattino se i loro figli vanno a scuola alle 8 e mezzo? O fare in modo che chi lavora non sia costretto, per accedere ad uno sportello, a chiedere un permesso perdendo ore di lavoro e di retribuzione? È cosa complessa, certo, ma possibile. Voglio dire infine e soprattutto che se a questa proposta siamo arrivate, ciò è perché in questi anni milioni di donne hanno cambiato la loro vita, hanno compiuto una rivoluzione silenziosa imponendo grandi modificazioni degli assetti sociali, della produzione, della vita politica, del modo stesso di pensare. E questi profondi rivolgimenti esigono ora risposte all'altezza dei mutamenti che le donne hanno determinato. Ecco allora la necessità, di cui si fa carico la proposta, di ridisegnare lo stato sociale partendo dalle nuove esigenze delle donne che sono, ecco il punto, esigenze di tutti. Spostare risorse e poteri a favore dei tempi e non del lavoro, rallentare il ritmo della vita, costruire una società più umana. È un'utopia? Sono sogni impossibili? È facile parlare di utopia quando non si conoscono i problemi delle donne e invece in questa legge c'è grande realismo perché parte dal concreto della vita quotidiana. Ma devo aggiungere una cosa.
Definire realistico questo progetto non equivale a dire che esso avrà vita facile. Quando giungerà all'esame del Parlamento? Per questo è necessario, e cominciamo a farlo proprio qui, oggi, costruire un grande movimento a sostegno di questo progetto, un grande movimento che costringa in ogni sede a parlare della vita quotidiana, dei bisogni più semplici, ma che spesso sono anche i più alti, della gente, di tutti noi. Questo perché abbiamo individuato nel tempo la cartina di tornasole di un assetto sociale drammatico, addirittura esplosivo. Prendiamo questa Roma in cui si vive tanto male. Perché tante sofferenze in una città così bella, che tutti ci invidiano? Perché Roma è soffocata anche da un modello di sviluppo basato su tempi invivibili, che tendono a negare diritti elementari a chi non è disposto o non può adeguarsi a ritmi folli che producono anche alienazione del tempo libero. Penso a quanto è emerso con forza in queste settimane sul problema delle discoteche. Com'è possibile, mi chiedo, che un momento di socialità, di incontro con gli altri, di espressione di gioia e di vitalità debba essere costruito in modo separato, come alcuni dicono, alternativo alla normale vita quotidiana, per cui ci sono orari, luoghi, abitudini inconcepibili, fatti in modo da far prevalere a volte la rabbia, la sfida contro se stessi e quindi la solitudine, una sfida che porta in certi casi addirittura alla morte. Come possiamo giustificare davanti a noi stessi, alla coscienza di tutto il paese, i 12 giovani morti di un sabato sera che mi ricordano una delle più tristi giornate della mia vita come Presidente della Camera, quando a Ravenna, per inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, 12 ragazzi morirono nella stiva di una nave? È mai possibile che in un paese civile si debba temere la morte sia quando si cerca un lavoro, sia quando ci si voglia concedere un poco di svago, di divertimento? Ecco allora la necessità di non affrontare questo o quel problema, astraendolo dal contesto che lo genera, ma di affermare, questa è la grande novità, una nuova concezione del tempo. Una concezione che sconfigga un modello di organizzazione del lavoro che non lascia spazio alla vita, che pure è, deve essere, anche studio, svago, solidarietà sociale, impegno politico e civile. Una concezione che restituisca alla famiglia il carattere di centro di affetti e di solidarietà. Una concezione che sconfigga un modello delle città in cui le ore perdute nel traffico, la mancanza di spazi e strutture in cui vivere il tempo libero, l'accavallarsi delle scadenze sono tutti elementi che rendono spesso a donne e uomini estremamente faticoso decidere dei momenti della loro vita e di quella dei loro figli. Aggiungo che sono profondamente convinta che l'iniziativa a cui da oggi diamo vita vada oltre le stesse rivoluzionarie misure che sottoponiamo alla valutazione dei cittadini. Questa iniziativa rappresenta, io ritengo, un grande momento di riflessione collettiva sulle ragioni e le mete della nostra vita. La realtà, che è sotto gli occhi di tutti, nelle fabbriche, negli uffici, nelle case, dimostra che l'organizzazione sociale del tempo, e non solo, non è un dato immutabile, e men che mai un dato asettico, ma è il frutto di rapporti sociali e di classe e di sesso che possono essere cambiati nel profondo, così come sono cambiate tante cose nel nostro paese grazie alle lotte, allo spirito di intraprendenza e, perché no, alla fantasia delle donne. Per questo le donne, anche con questa legge, non indicano soluzioni prefabbricate e miracolistiche. Le donne offrono opportunità nuove, libertà nuove, terreni nuovi e più avanzati per la crescita della società, una crescita che non si misura solo con il numero dei computer o con il livello del tenore di vita. Una crescita che si deve misurare anche e soprattutto con i valori umani che sa privilegiare, con la solidarietà che sa esprimere, con le potenzialità civili che riesce a valorizzare. Cominciamo oggi questa grande battaglia con forte determinazione e con grande consapevolezza della posta che mettiamo in gioco. Determinazione e consapevolezza sono le stesse armi che in 40 anni ci hanno consentito di smuovere montagne di ostacoli, di resistenze, di sorde passività. Le difficoltà sono tante, anche oggi, ma dobbiamo sapere che vincerle è nell'interesse non solo di tutte le donne, ma dell'intera società italiana.